un orologio che ogni anno dal 1947 segna quanto tempo rimane prima che a mezzanotte il mondo si autodistrugga. Si chiama Doomsday Clock, orologio dell'Apocalisse, e le sue lancette sono azionate da un gruppo internazionale di 20 scienziati. 75 anni fa, all'inizio della Guerra Fredda, la prima indicazione fu di mezzanotte meno 7 minuti, ma già nel 1949, con l'acquisizione delle armi nucleari da parte dell'Unione Sovietica, le lancette dell'orologio metaforico vennero posizionate a mezzanotte meno 3. Un ulteriore peggioramento, meno 2 minuti, si ebbe nel 1953 con lo sviluppo delle armi termonucleari. Nel corso degli anni, con l'evoluzione del confronto tra le superpotenze e gli sviluppi geopolitici, l'orologio si è allontanato e avvicinato alla mezzanotte. Il momento relativamente più tranquillo si è registrato nel 1991, alla fine della Guerra Fredda. Poi le cose sono andate peggiorando a causa dell'incapacità della comunità mondiale di affrontare unita la sfida del cambiamento climatico. E così da un paio d'anni il Doomsday Clock ci dice che al giorno del giudizio mancano solo 100 secondi. Ci dice cioè che il proliferare di armi nucleari e biologiche, i cambiamenti climatici, la pandemia e una varietà di tecnologie dirompenti e per niente amichevoli hanno portato il mondo sul ciglio dell'apocalisse. In questi giorni, con la guerra in Europa, il tempo che ci separa dalla mezzanotte si è ulteriormente ridotto.